Guarda, ma è enorme. Cos'è sta roba? Pistola d'acqua. Vai, sparagli. No, perché escono? Gli lancio un'altra Pokéball. Un'altra. Un'altra. Salve. Oggi siamo in una nuova modalità chiamata Pixelmon. Sì, giochiamo con i Pokémon. Avete sentito bene. Non sono ancora entrato in questa modalità, quindi io non so cosa aspettarmi. Ok, è arrivato il grande passo. Ho fatto... cos'è? Ok, suppongo io debba scegliere il mio Pokémon. Quale scegliamo? Qual è più forte secondo voi? Allora, sceglierò Squirtle. Ok, andiamo. Che figata, un divano e un letto. Ma davvero? Bellissimo. Sono seduto. Wow. Benvenuto nel server. Ricordati di leggere attentamente tutto. Alziamoci dalla sedia. Oh, salve. Un frigo, perché c'è un frigo? Buongiorno. Una nuova avventura ti aspetta. Parti dal percorso 1. Curati Pokémon quando ne avrai bisogno nel macchinario qua a sinistra. Ah, il frigo, intendi? Fai un saluto alla vicina al professor Oak prima di partire. Buon viaggio e buona fortuna con le palestre. Cos'è sto suono? Che paura. Benvenuto nella regione di Kanto. Qui inizia la tua fantastica avventura con i Pokémon. Fai slash informazioni se non hai mai giocato la Pixelmon. Mi raccomando, catturali tutti. Ah, quello si fa il bagno così. Qua ci sono tutti i comandi, le palestre, i claim e altri claim. Donald, mi hanno detto di dire a tutte le persone con cui parlo di effettuare il comando slash informazioni. Chissà chi te l'ha detto. Oh, Riccardo, salve. Devo seguire il sentiero, ma è un quadrato. Ah, vabbè, io seguo Riccardo. Chissà dove ci porterà. No, mi sa che non sa giocare neanche lui. Perfetto. Cos'è successo? Cosa deve fare Squirtle? Lotta, ovviamente, lotta. Azione. Colpo coda. Pistola acqua. L'ho sconfitto, hai vinto la lotta, sì. Perfetto. Sconfitto un allenatore, che bello. Prendi tutto. Ah, pensavi di battermi. Colpiscilo, vai. Sì, l'ho sconfitto, ma è un topo. Squirtle non ha più energie. Hai finito i Pokémon utilizzabili. Sì, l'ho preso. Ok, quindi adesso ho due Pokémon. Facciamo attacco rapido. Attacco fallito. Fuggiamo. Dite che lo catturiamo? Un po' l'abbiamo indebolito. Dai, ti prego, rimani dentro. Sì, l'abbiamo preso. Bene, allora io direi di andare a curare i Pokémon da mamma. Salve. Ok, penso che si stiano curando i Pokémon, giusto? Ok, 20 su 20, sono tutti al massimo. Ok, torniamo a combattere. Colpo coda. Attacco fallito, perfetto. Usa azione, vai, sconfiggilo. Brutto colpo. Quindi ha funzionato? Pistola d'acqua. Vai, sparagli. Ha funzionato? No, non ha funzionato. Ottimo. Lotta. Colpo coda. Ok, non ha già più vita. Allora, usiamo questo. Scelgo te. Sì. Lotta. Turbo sabbia. Non lo so se abbia funzionato o no. Lotta. Di nuovo turbo sabbia. Attacco fallito. Bene, sono forte a questo gioco. Oh, non gli ho ancora tolto niente. Azione. Non ha più energie. Hai vinto? Sì. Sì, e vai, prendi tutto. Smeraldopoli. Dualala. Salve, posso curare i miei Pokémon? Sì, molto gentile, grazie. Ok, quei Pokémon non ce li ho. Quindi attacchiamo quelli. Lotta, colpo coda ancora. Dai, sconfiggilo, dai, cosa aspetti? L'ho sconfitto? Sì, ho vinto. Sì, perfetto, prendi tutto. Non lo posso catturare? Ah, forse non lo dovevo sconfiggere. Se lo sconfiggo non posso catturarlo. Cosa vuoi? Chi è che mi ha attaccato? Ah, mi ha duellato quello lì. Vabbè, lo sconfiggiamo, noi siamo fortissimi. Basta così, sì, esatto. Vai, scelgo te. Sconfiggilo, lotta. Turbo sabbia. Attacco fallito, come attacco fallito? Ok, azione sembra funzionare, quindi continuiamo a usare azione. Ok, ancora azione. Attacco fallito, no. Ok, ha pochissima vita. Lotta, azione, vai. Sì, no, che attacco fallito? No, l'ho sconfitto. Sì, ho vinto. Wow, perfetto. Però non ho catturato nessuno. Quello lì non ce l'ho, quello lì, questo qua. Livello 15. È forte. Posso catturarlo? Neanche quello ce l'ho. Ah, l'ho catturato quello, vediamo. Sì, l'ho preso. Perfetto, è anche livello 7. Fantastico. Sì, l'ho preso. Vediamo se mi rimane o se scappa. No, è uscito. Riproviamoci. Ok, l'ho preso, perfetto. Benissimo. Quello là... Ma
Come lo prendo quello lì? Forse devo essere a livello molto più alto per prenderlo. Quello è un Pikachu, prendilo. Ho sempre desiderato un Pikachu. No, vieni qua, nella mia Pokéball. No, esce. Allora provo a prendermela con quello. Ma perché escono? Guarda quello, cosa... Come fanno ad avere sti Pokémon? Allora, Pikachu, non se riesco a prenderti. No, niente, non funziona. Quel Pokémon non ce l'ho. Lo voglio, prendilo. L'ho preso, ha funzionato? No, non ha funzionato, allora gli lancio questa. No, perché escono? Gli lancio un'altra Pokéball. Un'altra, un'altra. L'ho preso? Sì, l'ho preso. Fantastico. Allora, torniamo indietro. Ok, eccoci qua. Vi faccio vedere tutti i Pokémon che abbiamo raccolto oggi. Questi. Livello 8, livello 6. Direi di cambiarlo con questo. Livello 8, livello 9. Ok, qua livello 6. Allora, questi sono i Pokémon che ho raccolto oggi. Ok, grazie all'aiuto di Ferritz sono arrivato in una palestra. E ora mi aspetto e mi spieghi cosa fare. Ti fai le medaglie, ok? Chiediamogli se ci dà un Pokémon. Mi dai un Pokémon bello, grosso? Secondo me penserà malissimo. Così la fai troppo easy. No, che Pokémon vuoi? Cosa fai? Ok, cosa hai cambiato? Cosa hai fatto? Ti ho aumentato i livelli. No, a me volevo un Pokémon nuovo, però grazie lo stesso, sei stato molto gentile. No, ancora modifichi. Oddio, ci ha dato un Pokémon grossissimo. Adesso siamo fortissimi, mi sa. Vai, combattiamo. No, no, Pokémon, usiamo quello che ci ha dato, questo qua. Guarda, ma è enorme. Cos'è sta roba? Fendi spazio. L'ha shottato. È una belva sto coso. Idrondata. Ma è fortissimo sto coso. Ho vinto. Pazzesco. Wow. Combattiamo ancora contro di lui. Quanto è grosso. Quanto è grosso. Lotta. Stavolta usiamo forza sfera. Li shotta. Li shotta. È qualcosa di pazzesco sto Pokémon. Hai vinto la lotta. Mamma mia. Non lo batte nessuno sto Pokémon. Ok, tu sei il capo palestra. Forza sfera. Ah, ti ho sconfitto. Oh, ne ha un altro. Ok, ce l'ho fatta. Fendi spazio. È rimasto con un po' di vita. Pazzesco. Lotta idrondata. Sì, l'ho sconfitto. Ho sconfitto anche lui. Hai sconfitto un allenatore. Prendi tutto, prendi tutto. Cosa? Squirtle si sta evolvendo. Davvero, fa vedere. No, dai, c'è il cartello. Non lo vedo. Dai, togliti cartello. Dai. Fa vedere come è diventato. Posso vederlo? Ma sei bellissimo. Bellissimo. Ok, quindi ho conquistato questa palestra in teoria. Perfetto, perfetto. Direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere se vorreste altri video oppure no. Ah, e prima che finisca il video vi dico una cosa. Che c'è un bel giveaway di un VIP su questo server. Wow, grandioso, non ve l'aspettavate? Secondo me sì, perché lo faccio spesso. Per partecipare al giveaway è molto semplice. Dovete lasciare like al video, iscrivervi al canale, entrare nel canale Telegram di quarantena e anche nel mio, e scrivere nei commenti hashtag partecipo e la vostra chioccia di Telegram. In caso non abbiate capito, vi riscrivo tutto questo in descrizione. Mi raccomando, fate i bravi e noi ci vediamo un'altra volta. Come? Vuoi giocare anche tu alla Pixelmon ma non sai come fare? Bene, seguimi, ti mostrerò come fare. Per prima cosa andiamo nel link in descrizione e clicchiamo qui su scarica. Una volta scaricato avremo questo file.rar. Noi facciamo tasto destro, estrai qui. Attendiamo un attimo e ci estrarrà questa cartella. La andiamo ad aprire con un doppio clic e all'interno troveremo tre file. Il primo file che dobbiamo avviare è questo qui, Forge 1.12.2 Installer. Se come nel mio caso facendo doppio clic non si apre la schermata, oppure vi dice impossibile avviare l'applicazione, andate ad aprire questo file di testo, come aprire il file Java della Forge. E qui vi ho scritto tutti i passaggi. Il primo passaggio è aprire il CMD. Quindi cerchiamo nella barra di ricerca CMD, lo apriamo. Dopodiché dobbiamo incollare questa stringa java-jar aperte virgolette. L'andiamo a incollare. Il passaggio successivo è inserire il percorso del file. Quindi dobbiamo andare qui e fare CTRL-C. Facciamo CTRL-C qui. Dopodiché dobbiamo aggiungere questo simbolo. Lo copiamo e ora passiamo al prossimo passaggio, cioè aggiungere il nome del file. Quindi facciamo tasto destro, rinomina e copiamo ciò che c'è scritto. Lo incolliamo qua dentro e l'ultimo passaggio è incollare questa stringa. Dopodiché battiamo invio ed ecco qui che si apre la schermata. Qui mettete su install client, dopodiché
cliccate ok. Io non lo faccio perché l'ho già fatto. Il prossimo passaggio è cercare esegui nella barra di ricerca, cliccare il primo risultato e scrivere %, updata, %. Battiamo invio, andiamo nella cartella .minecraft, dopodiché andiamo nella cartella mods. In caso voi non abbiate questa mod, facciamo tasto destro, nuovo, cartella e la chiamate mods. Una volta creata la cartella, l'apriamo, nel vostro caso la cartella sarà vuota. Torniamo nella cartella che abbiamo scaricato in precedenza, apriamo il file chiamato mods.pixelmon, copiamo tutti i file all'interno e li andiamo a inserire nella cartella mods. Dopodiché avviate Minecraft e selezionate la versione 1.12 Forge. Per gli utenti premium è un po' più semplice, basta andare su questo sito che trovate in descrizione, andare sotto e cliccare su download. Se avete Windows cliccate qui, se avete Mac cliccate qui e se avete Linux cliccate qui. Una volta installato questo programma dovete loggarvi, andare qui accanto e qui cercare Pixelmon e cliccare su Pixelmon Reforged. La scaricate, dopodiché vi consiglio di andare qui sulla rotellina, andare su impostazioni Java e qui aumentare la memoria. Una volta fatto ciò, cliccate su gioca e vi partirà il gioco.